Il ciclo pittorico di Gambatese è denso di significati. Mitologie, ispirazione alla storia e all'arte dell'antichità si intrecciano a temi cristiani per evidenziare quelle virtù civili, morali e militari che la famiglia di Capo riteneva di incarnare. Curiosa nelle raffigurazioni la presenza di diversi animali, due gru, come quelle alle mie spalle, una colomba, un ragno e una tartaruga, tra gli altri. Ancora oscura la figura dell'artista che decorò le sale del castello. Donato De Cumbertino lasciò però per ben tre volte la firma nel ciclo, attestandone così la paternità. La firma più rappresentativa nella sala delle maschere, dove si attesta anche l'anno dell'esecuzione, il 1550. Un ragno, che ha tessuto la sua tela, richiama il mito di Aracne, che osò sfidare Minerva. Nell'altro gli amori di Zeus. La soluzione formale richiama la decorazione della loggia di Psiche alla Farnesina, eseguita solo qualche decennio prima da Raffaello. Gli episodi sono tratti dalle Metamorfosi di Ovidio, tra questi Europa, rapita da Zeus sotto forma di toro. Miti, simboli, allegorie che il visitatore può scoprire passeggiando nelle sale, immerso nella storia del castello.